italiano, ma non essere arrivata la, la vittoria. Sì, sì. A ganare. Sì, una lastima, contento, contento per il gol, però una lastima che no, non abbiamo potuto conseguire i tre punti che venivamo qua da Parma. Insomma, avete abbastanza capito perché è semplice, no? Comunque, contento per il gol che abbiamo anche rivisto, però peccato che non siano arrivati tre punti che sarebbero stati importanti. Un gol e un poste, un partito perfetto. Sì, bueno, y un rigore. un rigore. Sí, sí, la verdad que con el rendimiento individual voy muy contento. Sé que puedo mejorar mucho más. Y bueno, que esto sirva para aprender y que no vuelva a ocurrir en el transcurso del campeonato. Allora, gli ho chiesto, ha fatto gol, ha preso un palo, poi lui ha ammesso, ha anche causato un calcio di rigore nella sua area. Comunque, dal punto di vista individuale è abbastanza contento. Questo che però è un match dei primi del campionato può essere utile per continuare a imparare, per continuare a progredire e per cercare di fare sempre meglio in questo campionato. Martedì, la Juventus. Sì, sì, sì. Ora a pensare nella Juve. Va a ser un partido difícil y sabemos lo que el hincha de la Fiorentina está esperando este partido y bueno, esperemos dar lo mejor y sacar un resultado positivo. Ovviamente la Juventus è una partita molto difficile, però la speranza è quella, visto che sa che per la Fiorentina è una partita molto molto importante, di ottenere un risultato positivo. A ganare. Studio. Ma guarda, Facundo, abbiamo capito che capisci l'italiano, lo parli un po' meno, però hai tempo per migliorare. Sai bene che questa sfida oggi, Parma-Fiorentina, era seguita anche dal CT dell'Italia, Prandelli, che seguiva Paletta, ma anche te, in quanto comunque sei comunitario, hai queste origini italiane. Che cosa ti provoca sapere che il CT dell'Italia ti sta seguendo per una possibile, eventuale, in futuro convocazione in azzurro? Bueno, la verdad que me pone muy, muy contento. Espero seguir demostrando y poder convencer al entrenador de que puede confiar en mí. Y bueno, por el momento estaremos esperando alguna oportunidad. ¿Tradujo yo, Lía? Sí, va bene. Praticamente ha detto che è molto contento del fatto che Prandelli lo stia seguendo e questo gli dà stimolo per cercare magari di convincerlo per avere chissà un giorno un'opportunità con la nazionale italiana. Dai. Guarda che è già un idolo ai tifosi della Fiorentina, sì, sì, perché sì, mi segnalano, sì, vero, che su YouTube ci sono già tanti cori, canzoni su di te. Però sai che cosa? È stato definito anche un clone di Daniel Passarella, che insomma a Firenze ha lasciato ricordi bellissimi. Prima di salutarti, Facundo, noi rivedendo il gol che è siglato oggi, sai che abbiamo fatto? Abbiamo fatto rivedere anche ai nostri amici il gol che tu dovresti conoscere bene perché era giugno, finale di Coppa Libertadores, il tuo Boca contro Università del Sile, che poi tra l'altro non hai potuto giocare al ritorno, quel problema del contratto. Guarda, io non so se Michele, voi avete un monitor vicino, perché vi possiamo, eccolo qua, allora vi possiamo far rivedere questo gol che Facundo se lo ricorda bene di fronte anche a Maradona. Eccolo qua. Finale di Coppa Libertadores, mica pizza e fichi come si direbbe, non tradurre pizza e fichi però in spagnolo. No, anche perché non sarai in grado di farlo. È un gol importante. Sì, 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 è un gol importante, rimarcare una finale e bueno, queda un lindo ricordo, no? Una linda... Ma cosa succede, non cambia? Scusami, cosa succede? Bel ricordo, ovviamente, ha detto il Bayer. No, dico, poi il ritorno, la partita di ritorno tu non la puoi giocare perché ti scade il contratto, ti finisce il contratto. Ci racconti bene com'è andata? Sì, sì, il partito di vuelta non lo puoi giocare perché aveva terminato il contratto e si bien abbiamo perdido permesso a... a la Fiorentina para alargar y hacer una prórroga. Boca lamentablemente no ha podido conseguir un seguro que le habíamos pedido para poder jugar la vuelta a la final. Ah,
Avete capito, ha detto che era stato chiesto. Sì, sì, grazie, grazie Facundo. Adesso dobbiamo lasciarlo andare. Lo lasciamo andare perché insomma l'abbiamo trattenuto molto. Grazie anche a te Michele Gallerani. Allora in bocca al lupo per questa avventura italiana a Facundo. Ciao, grazie. Italia. Posso chiamarlo Lucaglia lo stesso, all'italiano? Sto cercando di fargli dire crepi il lupo, perché appunto in bocca al lupo, crepi, tu rispondi crepi il lupo. Crepi il lupo. Ok. Grazie, grazie Facundo. Vabbè, tendiamogli tempo uno o due mesi e l'italiano ce lo snocciola meglio di noi. E come, non è che ci voglia tantissimo. Simpatico, simpatico, dai. Allora.